El mío es solo un saluto, es eso, que vuelvo a ser abastanza, obviamente. Allora, un saluto a tutti, ma soprattutto un saluto particolare a chi in qualche modo ha voluto che ci trovassimo questa sera a Can Alberto per farci i saluti. E volevo un attimo fare un po' in memoria storica del rapporto con Can Alberto. Questo penso sia il 25esimo anno in cui ci facciamo gli auguri di Natale. Dal maggio probabilmente del 1990, in cui per la prima volta è stato candidato alle regionali e ha vinto, e lui insieme avevamo cominciato, nel senso io da ragazzino insomma, in questo rapporto anche di amicizia oltre che di partecipazione alla vita politica. E questo è un qualcosa che ti rimane, che ti dà il senso di appartenenza e di impegno anche verso le attività politiche, verso le attività di partecipazione alla vita della tua città e tutte le dinamiche che possono nascere. Per questo dico, al di là di tutto quello che è successo in questi anni, tutte le vicende, però il rapporto è ancora consolidato, e consolidato perché c'è stata anche una linearità, una correttezza e una grande capacità di essere presente e rappresentare la nostra città. Ecco, per questo rapporto continua, al di là di quello che Carlo Alberto farà in politica. Immagino che ovviamente ormai si concluderà, insomma, l'esperienza come consigliere regionale. Mai dire mai. Lunga, non si... Mai dire mai. Mai dire mai, ovviamente, però la capacità e il ruolo e la conoscenza e l'esperienza rimane, e penso rimanga anche a disposizione di chi avrà la fortuna di continuare e comunque di interpretare l'impegno politico per la città e per le istituzioni. Qui ci sono tante persone che lo possono fare, l'esperienza e la forza, anche la novità, la gioventù possono essere cose importanti abbinate alla grande conoscenza e il supporto di Carlo Alberto. L'augurio, un po' dopo un augurio a tutti, adesso continueranno gli amici a dire due parole, ma sostanzialmente era questo il senso che volevo dire. Grazie.